Grazie, grande Giglione. Mi chiamo sul palco Lucia Merigi, spero di aver pronunciato bene. Merigi? Ecco, avevo il 50% di parole, non ho sbagliato. Che parlerà degli aspetti di rilevanza sanitaria e studi epidemiologici e relativi interventi di formazione e informazione. Buongiorno a tutti, grazie per l'invito. L'argomento che tratterò è estremamente complicato, non so se starò nei 10 minuti, ma chiedo un aiuto, qualche sforzo, ovviamente la presentazione. Richiamo quello che è già stato richiamato molte volte durante la giornata, quali sono gli obiettivi della direttiva sull'utilizzo sostenibile dei pesticidi, che è quella di ridurre i rischi di impatti della salute umana sull'ambiente, sulla biodiversità, quindi parliamo di rischi. E vedete che per raggiungere quegli obiettivi del piano si parla di assicurare una capillare e sistematica azione di formazione sui rischi connessa all'impiego dei prodotti fitosanitari e garantire un'informazione accurata della popolazione circa i potenziali rischi associati all'impiego di prodotti fitosanitari. Perché una strategia sull'uso sostenibile dei pesticidi, nonostante i vantaggi che possono rappresentare dal punto di vista agricolo i pesticidi per le loro proprietà intrinseche, possono risultare nocivi per organismi non bersaglio, avere effetti indesiderati sulla salute umana, oltre che sull'ambiente. I rischi per la salute umana possono derivare dall'esposizione diretta o indiretta, sicuramente l'esposizione diretta è quella degli agricoltori, che sono sicuramente più esposti rispetto alla popolazione che ha un'esposizione diretta. Fra le due esposizioni metterei una categoria di soggetti che viene sempre dimenticata, che sono le famiglie dei lavoratori, che sono anch'esse molto esposte. Ma quanto sono rischiosi i pesticidi per la salute umana? Ci troviamo di fronte ad una complessità enorme. Non lo sappiamo in via definitiva, sicuramente dipende dal tipo di effetto che andiamo a considerare e dal tipo di sostanza che consideriamo. Ci troviamo di fronte a numerose sostanze chimiche con differenti proprietà, genotossiche, con differenti formulazioni e con effetti avversi conosciuti o sospetti. La presenza di nerchi o conformulati complica ancora più la situazione, come le possibili contaminanti, come è stato nel passato per quanto riguarda la diossina. La definizione dell'esposizione è sicuramente un aspetto molto critico che degli studi epidemiologici che si occupano dell'argomento. È difficile definire l'esposizione che è successa nel passato, vista anche la latenza che c'è dal momento della prima esposizione, al momento in cui si verifica la malattia, che per i tumori solidi addirittura è 20-30 anni, mentre invece per altri tipi di tumori, quali quelli ecoliposi, circa fai 7-10 anni. Anche la definizione della patologia è un problema aggiuntivo, parliamo ad esempio dei linfomi. Comunque, proprio dagli studi epidemiologici e dagli studi sperimentali su animali che deriva la maggior parte delle informazioni sugli effetti dei pesticidi. Effetti cronici, che magari ci interessano, oltre che gli effetti di tipo acuto, di cui è stato parlato questa mattina, sono molto importanti e ritengo che siano degli eventi sentinella che ci devono far riflettere su come magari si è lavorato in alcune situazioni e che hanno prodotto le cosiddette. Effetti sulla riproduzione, neurologici, effetti cancerogeni, ma anche altri effetti. Ora ci sono degli studi che sondano la possibilità di associazione con il diabete. L'Autorità Europea della Sicurezza Alimentare ha fatto una revisione di tutto quello che è stato pubblicato tra il 2006 e il 2012. Vedete che la maggior parte degli studi riguarda i tumori, ma ci sono tutta un'altra serie ed un ventaglio molto ampio, come vedete dalla diapositiva, di tutta una serie di possibili effetti su cui non bisogna. Sicuramente la cancerogenicità, parlando di un argomento particolare, di cui magari mi occupo più di persona, credo, della cancerogenicità di queste sostanze che, soprattutto negli anni 70, molto hanno contribuito gli studi sperimentali sugli animali da laboratorio, ma anche gli studi epidemiologici successivamente hanno dato un contributo. L'epidemiologia studia gli stati di salute e di malattia nella popolazione umana, che implica studiare la distribuzione, la frequenza delle malattie e dei fattori che la determinano. Un esempio su una particolare patologia, tumori emolinfopoietici. Perché questo esempio? Perché alla fine degli anni 90 un tipo di tumore, linfoma non Hodgkin, si osservò in quasi tutti i paesi
occidentale un aumento quasi doppio di questa patologia. Allora tutti gli sforzi dei ricercatori da parte del mondo si concentrarono su capire quali erano i fattori eziologici, e fra questi molto vennero considerate la possibile esposizione a pesticidi, anche perché l'osservazione veniva soprattutto dai paesi del nord dell'America. E in effetti numerosi studi ci hanno fatto vedere dei rischi importanti per chi lavorava in agricoltura e per chi lavorava per molti anni. Dopo diverse meta-analisi hanno preso in considerazione questo studio, diversi studi fino a tutt'oggi sono stati condotti. Questi sono i primi studi, vedete questi numerini 4.7, vuol dire che sono... numero 1 vuol dire che non c'è differenza tra di rischio tra esposti e non esposti. Qui invece essere esposti addirittura produce un rischio di 4 volte superiore. Rispetto ad alcune situazioni, si è cercato anche di capire quali tipi di pesticidi, in questo caso gli erbicidi fenossiacetici sono stati una classe chimica su cui si è puntata molto l'attenzione dei ricercatori, ma i rischi non sono del tutto congruenti. Vedete, nei diversi paesi abbiamo da rischi da 4.7 fino ad arrivare a 1. Altre classi chimiche sono state imputate di avere un'associazione, come per esempio l'analisi per i fungicidi che abbiamo condotto in uno studio fatto proprio qui in Italia, in 11 aree, che a cui hanno contribuito gli agronomi che molta mano ci hanno dato nel definire l'esposizione dei soggetti in studio. E devo dire che gli studi sono andati avanti, vedete, questa è addirittura una meta-analisi che ci mette in luce alcune, non solo classi chimiche, ma punta il dito su alcune sostanze come il glifosato, vedete i rischi che vanno da 1,5 a 2 per i linfomi. Questi altri studi che vedono rischi non solo per linfoma di Hodgkin, ma anche per gli altri tipi di linfomi e per le leucemie. Chiaramente, per esempio, giusto per fare un esempio, perché ho parlato di linfoma non Hodgkin, perché linfoma non Hodgkin è un tipo di tumore che comprende al suo interno ben numerosissimi sottotipi che sembrano addirittura rispondere diversamente all'esposizione, perché, e questo per farvi capire la complessità nello studiare tumori e pesticidi. Da una parte possiamo avere una misclassificazione dell'esposizione, come vi ho detto prima, e dall'altra non riuscire a identificare bene e quindi a misclassificare il rischio, neanche addirittura la patologia, perché ci vogliono numeri enormi per poter definire il rischio. Anche il meccanismo biologico che sottende al rischio cancerogeno non è del tutto conosciuto. E un altro punto che mi premeva sottolineare è che nei vari regolamenti si parla di situazioni di particolare rischio, di soggetti vulnerabili, e vengono anche definiti soggetti persone che necessitano di un'attenzione particolare nel quadro della valutazione degli effetti acuti e cronici dei prodotti fitosanitari sulla salute, e che comprende il donne incinte, l'allattamento, i nascituri, i neonati, i bambini, gli anziani, i lavoratori residenti fortemente esposti ai pesticidi sul lungo periodo. E una grande preoccupazione che su cui, diciamo, gli ultimi studi che sono stati fatti per studiare proprio questa possibile associazione tra pesticidi e tumori infantili, perché i bambini possono essere esposti in diverse situazioni per una migrazione di esposizione dal luogo di lavoro all'ambiente domestico, per l'uso all'interno anche dell'ambiente domestico, e l'avere i genitori che sono agricoltori. E in effetti questo è una sintesi di alcuni studi che ci dicono quanto a rischio sono i bambini rispetto alla leucemia infantile per aver avuto l'esposizione durante la gravidanza della mamma insetticida, vedete, un rischio doppio. E devo dire, questi rischi sono stati consolidati in situazioni di studi enormemente grandi, e devo dire l'epidemiologia ora non potrà fare piccoli studi perché è troppo complicato definire le patologie, definire l'esposizione. E questo addirittura uno studio grandissimo, qui anche abbiamo partecipato come Italia, per 15 regioni per quanto riguarda l'Italia, e 13 studi o casi controllo che sono stati fatti in tutto il mondo, e dati addirittura su 8.236 casi e 14.850 controlli, e si è osservato un aumento
aumento di rischio soprattutto per un sottotipo di leucemia, che è la leucemia mieloide acuta, per esposizione occupazionale materna durante la gravidanza, ma un rischio anche nei confronti del babbo, cioè l'esposizione paterna nel periodo del concepimento da una possibile esposizione. Un minuto solo, allora vado molto velocemente. Quindi definire la grandezza del rischio di tumore dovuto a pesticidi è difficile perché l'esposizione è intermittente, l'evidenza scientifica di fatto non ci aiuta perché suggerisce che possono causare, ma abbiamo tutta una serie di problemi che sono quelli che vi ho detto precedentemente. E credo che il controllo dell'esposizione è la chiave per limitare il rischio, anche perché non capiamo quali sono i meccanismi genotossici o non genotossici. Sicuramente sembra anche che la suscettibilità genetica sia importante per definire un possibile rischio. E credo che la parte relativa all'informazione e sensibilizzazione richiamata dalla direttiva sull'utilizzo sostenibile dei pesticidi ci deve far riflettere su come poter arrivare a definire e poter dare le informazioni che siano il più possibile pertinenti, vedete, dai consumatori agli operatori agricoli, alla popolazione presente nelle aree agricole, oltre che ai lavoratori. E credo che quando si parla di programmi di informazione accurata e equilibrata, le informazioni devono essere pertinenti, sarà importante avere database sui prodotti e sulle sostanze, qualcosa c'è già stato presentato e l'abbiamo discusso sia oggi pomeriggio che stamattina. Le evidenze disponibili devono essere, diciamo, queste informazioni devono raggiungere la popolazione sia lavorativa che non, la popolazione generale. E la valutazione deve seguire criteri metodologici già maturati in altri contesti, quali per esempio le monografie dell'Agenzia Internazionale di Ricerca sul cancro, che è un organismo dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. Credo che un sito web che segua criteri di aggiornamento continuo di comprensibilità dell'informazione sia molto importante, e l'approccio sistematico all'informazione standardizzata, in cui numerose competenze si devono integrare per rispondere ai requisiti di un'informazione corretta, accurata ed equilibrata. Sul problema della definisco, sulla sensibilizzazione della popolazione sui rischi, ne abbiamo parlato prima. Credo che molto si debba fare sulla comunicazione del rischio e sulla comunicazione delle incertezze, anche per abbassare quei possibili conflitti affinché non si arrivi a una situazione di grave frattura, come è successo in alcuni contesti, ad esempio di Pistoia, dove alcuni cittadini si sono rivolti alla magistratura per cercare di avere risposte e considerazioni. Credo che non si debba arrivare a questo punto, che il nostro lavoro deve essere il sottogruppo sull'informazione e sensibilizzazione all'interno del Consiglio Tecnico Scientifico si deve occupare di questa complessa tematica e misurarsi con approcci che devono essere basati sull'evidenza e sulla misura anche degli interventi fatti. Sul fronte della sensibilizzazione deve inventare approcci e strumenti condivisi in modo da innescare un processo comunicativo efficace. Infine, l'approccio interdisciplinare tra chi lavora in diversi campi è indispensabile per poter portare avanti questo importante aspetto sottolineato dalla legge. E infine sarà importante la condivisione a livello delle regioni per la gestione di situazioni complesse. Bisognerà capire che ogni situazione può essere diversa dall'altra. Nei confronti di queste situazioni complesse, della quale andrebbero pianificati un confronto costante per la definizione di procedure comuni e condivisione di materiali di riferimento. E grazie per l'attenzione. Grazie.